Buonasera cari amici e anche amiche, perché stasera vi propongo una lettura un po' speciale, una lettura che si parla davvero solo sentimentale e soprattutto che vi dà una descrizione della persona che avete di fronte a voi. Quindi, se siete un uomo, la vostra donna, la vostra fidanzata, colei che insomma accaparra i vostri pensieri e può parlare anche a voi donne che vivete con una donna. Non c'è differenza di sesso, voglio dire, si parla agli eterosessuali come anche agli altri. Quindi, per voi che avete di fronte a voi una relazione con una donna, uomo o donna che siete. Questo oracolo è molto particolare e molto preciso. Io utilizzo questo oracolo soprattutto nelle letture private. Quando qualcuno ha bisogno di sapere un qualcosa sulla sua relazione o su una relazione che deve cominciare, e come dicevo nella lettura precedente che ho fatto per il sesso inverso, mi è già capitato di dover dare delle risposte un po' complicate perché insomma la lettura non era troppo bella, ma queste letture servono anche per darvi un consiglio, una direzione ancora una volta e soprattutto degli avvertimenti in alcuni casi. E a questa persona, questa giovane donna che mi era venuta per sapere chi aveva di fronte a lei, è stato di un grande aiuto. Sono letture molto precise, ma quando sono davvero come dire, solo per voi, quindi in privato. Quindi prendete quello che suona con voi perché questa è una lettura generale, ma queste carte comunque non mentono, c'è un messaggio per qualcuno che dovrà arrivare, per voi o qualcun altro, ma è per qualcuno. Ma se a voi non vi parla, lasciate, amici, se che non è per voi. Generale, questo è molto preciso, non può parlare a tutti. Quindi cominciamo a vedere con la testa, no? E la testa ci permette di capire i pensieri, il carattere, la psichica di questa donna. Poi con il petto andiamo a vedere i sentimenti e il tipo di relazione. Con il bacino andiamo a vedere le azioni e gli avvenimenti prossimi. Con le scarpe andiamo a vedere la direzione che prende la vostra relazione. Poi abbiamo la carta accessorio che lei ci dà qualche informazione complementare sulla persona, i suoi centri di interessi, la professione, eccetera. E poi c'è anche la carta bonus che a volte può darci una risposta precisa sulla una domanda che vi porrete e magari anche un luogo, una datazione. Quindi prendete sempre ciò che risuona con voi, cari amici, perché ancora una volta questa lettura è generale, non può parlare a tutti. Quindi per voi uomini che avete di fronte a voi vostra moglie, la vostra fidanzata, qualcuno che vi piace, che volete dichiararvi, o per voi donne che vivete con una donna o che volete dichiararvi a una donna, quindi una donna di fronte a voi. E andiamo a vedere subito con la sua psiche, con i suoi pensieri, il suo carattere, cosa possiamo sapere di questa donna? E la carta ce l'abbiamo qua. Ok. Adesso andiamo a vedere i sentimenti, il tipo di relazione che avete, che può essere. No, me ne serve una. Eccola qua. Adesso andiamo a vedere gli avvenimenti prossimi, la direzione, le azioni. Mi sa che ci sono messaggi per più persone perché escono tante carte, ma io stasera non posso darvene più di una, quindi ne devo avere per forza una. Adesso andiamo a vedere la direzione che prende la vostra direzione, che può prendere la vostra direzione, perché con queste letture ci si possono avere anche dei consigli giustamente per cambiare una direzione. Se un qualcosa si vede che va male, potete avere anche il consiglio di come aggiustarla per evitare che la cosa va male. Eh sì.
le carte sono lì anche per guidarvi. Allora, questi sono gli uomini. Ecco qua. Adesso vediamo con gli accessori, i messaggi complementari che possiamo avere su questa donna di fronte a voi, moglie, fidanzata. Eccola qua. E adesso prendiamo la carta bonus, sempre per avere qualche informazione in più, cari amici. Sono davvero tanti messaggi, ma uno per favore, grazie. Eccoci qua e andiamo a cominciare. Quindi vediamo un po' la vostra donna, la sua psichica, il suo carattere, i suoi pensieri. Qua abbiamo una donna molto gelosa e molto possessiva. La gelosia può essere un qualcosa di carino, fino a quando però non diviene un po' depravante e pesante. Attenzione ai comportamenti che può avere la persona di fronte a voi. Amare è sapere anche rispettare la libertà dell'altro. E quindi coltivare la fiducia. Quando c'è la possessività, la gelosia, che c'è un manco di fiducia, comunque non si fa fiducia, ma principalmente è che non si fa fiducia lei stessa, Quindi avete di fronte a voi una persona molto gelosa e possessiva per alcuni uomini e alcune donne che vivono con una donna. Vedete un po' se vi parla, amici, prendete ciò che risuona con voi. Andiamo a vedere per saperne un po' di più questi, i sentimenti e che tipo di relazione vivete. Oddio, eh sì, vedete che le carte parlano sempre comunque veramente abbinate tra di loro, questo vi sta proprio a farvi capire che sono messaggi davvero particolari per persone in particolari. Quindi la vostra relazione sembra un po' come se un po' fredda. È come se questa persona prenda un po' le distanze, ma dovute a questa gelosia, quindi un po' quella ripicchia quando voi fate un qualcosa che lei non voleva, o magari avete parlato con un'altra donna e a lei ha dato fastidio, quindi si allontana un po', mette quella distanza, quella freddezza tra di voi. E voi a volte pensate anche, vedete che c'è qualcosa che non va, no? Che tira il broncio, che non è contenta, però non capite neanche veramente la ragione perché non avete fatto nulla di male, insomma. Andiamo a vederlo con le carte che stanno vicino, ma qua comunque abbiamo già il quadro. Cerchiamo di vedere, di capire un po' se riusciamo a capire però l'origine di questo comportamento di questa persona. Comunque una persona molto possessiva e molto gelosa, che mette questa freddezza e anche distanza nella vostra relazione, insomma, che vi fa un po' la testa quando c'è un qualcosa che comunque a lei non è andato giù. Vediamo un po' con gli avvenimenti, le azioni che dovrebbero accadere prossimamente, quindi da qualche settimana. Allora, sembrerebbe che questa persona comunque vi farà una dichiarazione, magari prenderà il coraggio domani, nonostante la sua possessività e questa sua gelosia, per dirvi o ridirvi, perché comunque le persone che mancano di fiducia, che non vi fanno fiducia, che stanno male con loro stessi e quindi a volte poi vi stanno là comunque a dire tutto il bene che vi vogliono, no? Quindi questa persona sembra che nelle prossime settimane, prossimamente, vi farà questa dichiarazione del bene che vi vuole, dei sentimenti che ha per voi. Deciderà di aprirsi a voi e per chiarificare anche una situazione. Magari vi dirà perché ultimamente, che ne so, è stata fredda con voi, vi dirà perché magari è così gelosa, perché magari è stata gelosa di questa situazione in particolare. Comunque, ecco, vi dirà che vi vorrà bene, vi farà questa dichiarazione e poi magari farà anche una piccola clarifica su
su un qualche cosa che avete vissuto recentemente, insomma, ma io penso proprio dovuto al suo carattere. Magari preciserà perché si è comportata così, ma comunque, vedendo questa possibilità, questa gelosia e questa possessività, è perché qualcosa le ha dato fastidio. Andiamo a vedere un po' la direzione che prende la vostra relazione. È comunque una relazione, non per tutti, prendete sempre come risuona con voi, amici, che durerà nel tempo. È comunque un accomplimento di longevità. Che siate già in coppia o che magari che vivete ancora non insieme, insomma, magari per quegli giovani che, ecco, sono in coppia, ma che ognuno vive ancora dei genitori, coppia, cioè vivendo insieme oppure no, comunque con questa coppia in particolare, c'è questo, comunque avete un legame che è inalterabile. Il vostro, quindi questa donna farà sempre parte della vostra vita. C'è questo accompagnamento di legame incondizionale che vi unisce. E poi, parlando proprio nella spiritualità, è probabilmente un legame karmico, ed è la vostra ultima vita insieme su terra. E quindi probabilmente questa gelosia e questa possessività viene anche da questo legame karmico. È proprio legato a questo legame karmico, comunque ci saranno persone che non riusciranno a separarsi. C'è un qualcosa, c'è un legame davvero forte. Non per tutti, ripeto, questa lettura non può parlare a tutti. C'è magari chi è nella stessa situazione, ma che la cosa finirà. Quindi questo messaggio è per qualcuno in particolare, vi riconoscerete. Vediamo con l'accessorio, quindi cosa possiamo avere come messaggio in più. È una persona, comunque questa donna, allora, o può lavorare con l'agricoltura, con la biologia, un qualcosa comunque in legame con la natura, o allora una persona che vive nel bio, quindi tutto quello che è biologico, una persona che ama la natura, una persona che rispetta la natura, può darsi anche chi ama l'agricoltura. C'è un qualcosa, questa donna, in legame con la natura, la biologia e l'agricoltura. Vedete un po' se vi parla, amici. Quindi magari una persona che mangia bio, è una persona magari che ama vivere nella natura, una persona che lavora nell'agricoltura o in biologia. In legame comunque con queste tre parole, un qualcosa. E con il bonus come ci abbiamo? Abbiamo proprio il futuro, amici. Il futuro. E il futuro vi promette che questa storia comunque non finisce. Magari questa persona deve solo lavorare un po' la sua gelosia e la sua possessività. Ma avete un futuro insieme, o semplicemente questo futuro, se questa donna ha desiderio di un qualcosa di legato alla natura, alla biologia e all'agricoltura, gli si dice in futuro. O allora, se voi vi siete fatti una domanda, la risposta è in futuro. Quindi ecco qua, amici, questa lettura molto particolare per qualcuno di voi. Non esitate a lasciarmi un commento se vi parla. Davvero, mi farebbe piacere avere un commento. Io vi ringrazio comunque per la fedeltà, per continuare a condividere, ad abbonarvi, a mettere il pollicino e per finire vi faccio vedere comunque questo bellissimo oracolo che si chiama Il mio altro. E con questa lettura, cari amici, vi auguro una bella serata e vi dico a presto. Ciao!